Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Vedere Rion Foschi a Palermo inevitabilmente rievoca dolcissimi ricordi a tutti i tifosi rosanero in quella che si preannuncia come una stagione comunque difficile, perché il campionato di Serie B è davvero lungo ed estenuante. Sì, abbiamo dei bei ricordi, io indimenticabili, diciamo, sono stati bei 6 anni. Siamo saliti in categoria dopo 34 anni, mi sembra, quindi, e poi abbiamo fatto dei bei campionati, addirittura abbiamo sfiorato la Champions e abbiamo fatto anche l'Europa. Però siamo qua oggi per il calendario che nasce, un nuovo calendario della Serie B. Io lavoro per il Cesena e tifo anche per il Palermo. Direttore, le è piaciuto questo mercato di Giorgio Perinetti, che ha puntato su calciatori prevalentemente italiani, che hanno alle spalle diverse promozioni in categoria o che comunque hanno sempre lottato per il vertice? Insomma, un mercato che appare abbastanza oculato, abbastanza azzeccato per la tipologia di campionato che deve disputare il Palermo. Ha detto tutto, un mercato intelligente, mi è piaciuto molto. Quindi do un bel voto a Perinetti e alla società Zamparini, perché non è facile mettere insieme un organico con la mentalità e tenere dei giocatori che molto probabilmente si devono adattare in questa categoria. Però mi sembra che abbia lavorato molto bene, adesso poi il campo darà i risultati finali, però credo che abbiano, non credo, sono sicuro che stanno lavorando e hanno lavorato molto bene. Il Palermo è l'assoluto protagonista di questa Serie B o deve attendersi delle sorprese da Carpi, Latina e Trapani? No, sulla carta. Una squadra di questo tipo? Sulla carta sicuramente il Palermo è forte, sappiamo benissimo, l'organico lo conosciamo, e poi dopo sappiamo che il campionato di Serie B ci sono sempre delle sorprese e qualche squadra che non te l'aspetti e lotta per una classifica finale. Però io credo che il Palermo sia la più forte, la squadra più forte, la protagonista di questo campionato. C'è un giocatore nella rosa del Palermo che lei vorrebbe per il suo Cesena, che ruberebbe volentieri? Tutti, i nuovi innesti, e se parliamo di giovani sapete benissimo di chi mi riferisco, a Dybala, no? Quindi è inutile stare lì a parlare, non ruberei nessuno, le lascio al Palermo perché auguro al Palermo fortemente di andare subito seriamente in Serie A. Direttore, l'ultima domanda: Arlino Gattuso è una scelta certamente forte, da calciatore pluridecorato, grande personalità, grande carisma, da tecnico ancora tutto da dimostrare. È una scelta che Arlino Foschi avrebbe fatto? Ma io adesso sono in difficoltà perché sono amico di Gattuso e lo stimo come uomo, come calciatore, e adesso lo stimo anche come allenatore, che però deve ancora lavorare e deve dimostrare. Però sono convinto che sia l'allenatore giusto per questa città, per questo pubblico e per questo presidente. Quindi ci sono tutte le componenti perché lui possa anche riuscire a fare bene in questa categoria, ed è un principiante. Gli obiettivi del Cesena quali sono, direttore? La salvezza, più presto possibile la salvezza. Noi siamo partiti perché sapete benissimo che veniamo da un campionato particolare e abbiamo fatto qualche acquisto di giovane, qualche prestito, ma sicuramente il nostro campionato dobbiamo mirare e arrivare alla salvezza il presto possibile. Ad Abel Hernandez, dopo quasi un anno e mezzo di inattività, cosa consiglia? Provare a rilanciarsi col Palermo in Serie B o magari cedere alle sirene di qualche club importante di massima serie? Starei a Palermo, non penserei a altre cose. Starei a Palermo, mi rilancerei a Palermo, è un giocatore molto importante. Non deve spaventarsi della categoria, perché è una categoria che lui la fa con gli occhi bendati. Dando un'occhiata al mercato generale della Serie B, oltre al Palermo, quali società secondo lei hanno operato meglio? Ma dopo si vede, sono quelle, si sa, diciamo che lo Spezia, il Pescara, la Ternana, il Brescia, sono società che vorrebbero risalire subito e sono lì pronti in agguato per poter far battagliare in questo campionato. Potrebbero essere queste quindi le outsider per la lotta alla Serie A? Molto probabilmente. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.